Biasci, devo dire che i due atleti hanno lavorato, si sono spartiti la fatica equamente. Biasci ha messo davanti ora il proprio compagno di fuga, Antonio Miguel Diaz, 26 anni per lui, in carriera soltanto due vittorie. Nel 91, proprio qui alla Vuelta Spagna, ha conquistato la 18esima tappa con arrivo a Valladolid, Valladolid che è stata la città di partenza di questa edizione 94 della Vuelta, e nel 93 per Rodriguez la 6ª tappa del Giro del Portogallo. Vantaggio ormai incolmabile per i due fuggitivi che completano 258 chilometri di fuga. Lancia lo sprint Diaz, sfrutta molto bene la scia Biasci che si sposta al centro della strada e inizia la sua progressione, ed è una progressione irresistibile. A 30 metri può alzare le braccia e conquista la vittoria di tappa. 6 ore.